possibile grazie all'intuizione, anche grazie a questa commissione, quindi grazie anche all'intuizione del Presidente. Presidente, chi ha istituita la Commissione regionale di sussidiarietà? L'Abruzzo è la prima regione centro-meridionale a dotarsi di questo strumento, un salto culturale, lei lo ha definito. Dico di sì, che lo è. Dunque, io parto da una constatazione, che il modello sociale europeo è ormai finito, deflagrato, quando abbiamo visto che la disoccupazione giovanile in Europa si attesta intorno al 35%, con punte addirittura del 50%, quindi il modello sociale è finito, ed è finito per un fatto, per un motivo, perché era insostenibile, perché è stato alimentato con un debito spaventoso che ha messo la nostra Europa ormai in una difficoltà, in una crisi, ha determinato una crisi violentissima. La crisi quindi non è la causa dei nostri problemi, ma è l'effetto di quello che era nel passato. Allora bisogna in qualche maniera costruire un nuovo modello che tenga conto di quelli che sono i bisogni della comunità. E quindi il modello che è già stato sperimentato altrove e che ha dato anche degli frutti positivi è quello della sussidiarietà, ma dobbiamo farlo ancora con più forza, perché significa intanto introdurre il principio della responsabilità personale individuale, significa rifiutare la logica dello statalismo, dare la responsabilità, ripeto, alle persone, significa in qualche maniera dare anche una risposta all'antipolitica, perché i giovani, soprattutto le nuove generazioni, dovranno essere molto più coinvolte nei processi amministrativi affinché comprendano quali sono le difficoltà e non credano che sia possibile dare tutto a tutti, come abbiamo fatto credere per tanti anni, e invece questo non è, che a fianco ai diritti ci sono i doveri, e quindi questa sarà già la risposta all'antipolitica. Oggi io temo che molta dell'antipolitica non sia, cioè il giudizio negativo che c'è stato sui partiti, non è il giudizio che io do anche negativo a una classe dirigente che negli anni, nei decenni, ha portato, insomma, ha creato quelle cause, quelle cause che adesso stanno producendo questi effetti, ma mi sembra che ci sia quasi nell'inconsapevolezza una sorta di volere ancora una vacca da mungere, ma la vacca non c'è più e quindi non si può più mungere. Ecco, non so se c'è questa consapevolezza nella popolazione, nella nostra comunità, ma nella comunità italiana ed europea. Però se invece riusciamo a coinvolgere attraverso i processi sussidiari un maggior numero di persone possibili all'interno proprio di quelli che sono i meccanismi dell'amministrazione, i meccanismi della gestione della cosa pubblica, forse questa consapevolezza emerge e questa Europa, invece di essere destinata inevitabilmente al declino, potrà riprendere un processo di sviluppo. Non dico di crescita economica, perché sviluppo e crescita economica sono due cose diverse. Una si misura in modo quantitativo, la crescita economica, lo sviluppo si misura come modelli di vita, come benessere, come possibilità di lavorare, come possibilità di dare una risposta alle proprie famiglie e soprattutto rimettere al centro di questi processi la famiglia, che è assolutamente la comunità più, diciamo, su cui si è fondata la nostra civiltà e che ha dato anche la possibilità come soggetto non solo sociale ma anche come soggetto economico. Come è stato detto, la famiglia è organizzata come un'impresa, non c'è niente da fare, punta all'efficienza delle proprie economie, punta, diciamo, all'organizzazione anche dei processi familiari e quindi, insomma, investe nel medio-lungo termine e non investe solamente nel breve termine come invece fanno le cicale e soprattutto come hanno fatto i politici per tanto tempo, pensando che tutto si rivolgeva nel mandato elettorale, mentre invece bisogna investire nel medio-lungo termine. Però bisogna avere una doppia comunità, il politico che fa questo perché sa che questo viene apprezzato, e non invece che viene apprezzato il politico che brucia le risorse, firma le cambiali, fa le cose, però firma le cambiali e poi le fa passare a pagare al figlio o alle persone alle quali vogliamo più bene. Ecco, quindi c'è questo, ritengo che sia fondamentale.